La pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. Un buon pomeriggio di questa vigilia, che la festa del mondo dice di andare avanti. Oggi il mondo festeggia qualcosa che è successo 2018 anni. Anche noi un giorno prima di conoscere il Signore eravamo tali. Oggi ho avuto questa sensazione che ancora il mondo, invece di andare avanti e conoscere le conoscenze di Dio, della parola di Dio, mi sembra che va sempre indietro. È vero che alcuni dicono noi non facciamo niente di male, ricordiamo una ricorrenza, ebbene. Il Signore ci dice di stare attento in questi giorni e di non lasciarsi andare verso cose mondane. E quest'oggi il Signore mi ha messo a cuore di leggere un passo che ve lo trasmetto qui in display su Isaia 56. Questa è la Bibbia che io uso tradotta, vedete? Come ben vedete, ve lo sto mostrando tutto. Non so se vedete il mio mouse, qui ci sono i libri. Cliccando questo pulsante troverete tutta la Bibbia dall'inizio, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Vedete, basta che cliccate un titolo della parola, vi compare qui in italiano e come volete voi in questo altro lato potete digitare tedesco, portoghese, vietnamite, francese, italiano, cebuano, americano, spagnolo, cinese, russo e via di seguito. Tutte le lingue sono qui. Con questo si può fare sia da questo lato che sia da quest'altro lato in tutte le lingue. Perciò non c'è nessun problema per chi vuole usare questa Bibbia. Io prendo qui il link della Bibbia, ve la regalo a tutti voi, ve la metto nel display della chat e chiunque può adoperarla. È semplicissimo di usarla. Non so se l'avete capito. È molto molto semplice. Ecco, il link è qui. Basta che ci cliccate, si apre. Vi raccomando di non perderla, questa Bibbia è un tesoro inestimabile. Come fare di non perderla? Quando l'aprite, andate sopra dove c'è la stella, ve la mostro di nuovo. Ecco, vedete qui, non so se vedete il mouse, dove ho selezionato qua www.transcripture.com, italiano, inglese, Isaia 56, HTML, girate verso destra, qui c'è una stella, vedete? La sto cliccando, vedete? Aggiungi ai preferiti, vedete? Cliccate, si apre una paginetta, aggiungo ai preferiti, o la potete aggiungere qua, altri preferiti, sbarre preferiti, preferiti su disposizione mobile, addirittura ve la potete portare anche nel vostro telefonino, è molto importante, oppure scegliere un'altra cartella. La rinominate e fate quello che vi piace e la salvate. Che cosa succede quando la salvate? Esempio, adesso noi la stiamo salvando in preferiti. Allora, preferiti, clicca, fine. Quando cliccate in preferiti, se io per esempio chiudo questa Bibbia, per esempio io sto chiudendo questa Bibbia, non c'è più questa Bibbia. Allora io apro un'altra pagina, qualsiasi pagina.
Qualsiasi, vedete, sto aprendo una pagina nuova. Ho aperto una pagina nuova. Ecco. Qui c'è la pagina nuova. Allora vado nella cartella che io ho salvato i preferiti. I miei preferiti sono qua. Altri preferiti. Vedete questa cartella gialla sopra a destra? Ci clicco. Ecco, e compaiono tutti i nomi che io ho salvato. Vedete, io dovrei avere la Bibbia qua, la prima, vedete? La Bibbia bilingue, italiano-inglese, Giovanni 5, eh? Vedete? Ce l'ho già sistemata qua. Allora, che faccio io? Ci clicco con qualsiasi pagina e me la fa vedere, vedete? È semplicissimo. Vi ho insegnato come avere la Bibbia a disposizione, anche che dovreste formattare il PC, i preferiti ce l'avete sempre nella pagina Google. Se avete un Google, ce l'avete sempre salvati in preferiti. Se non l'avete un profilo Google, fatevelo. Bene, a prescindere da questo, torniamo a noi adesso. Questa pagina la chiudiamo per non fare confusione perché c'ho l'altra pagina aperta qua in Isaia 56 che dobbiamo leggerla oggi, Dio volendo. Innanzitutto io l'ho selezionata, vedete, l'ho selezionata tutta, ecco, e ve l'ho mandata a voi nel display in Facebook. Come fate, la potete leggere benissimo e addirittura fatta in due episodi. Mi piace, è messa in alto e in basso. Ora io che faccio? Vi faccio leggere tutto quello che è nella Bibbia che in Isaia 56 ve lo faccio leggere con un programma che ho comprato. Il programma è questo qua, Balabolka. Vedete? Io ce l'ho già messo qua, più c'è il titolo della chat che ho fatto. Ecco. Vediamo un po' di farlo più piccola. Se riesco. Non ci riesco a farla più piccola. Tanto lo legge lo stesso. Ok, adesso diamo spazio prima alla preghiera e poi leggeremo tutto questo che è scritto qua in italiano. In inglese. Se lo desiderate, chiudete gli occhi e immaginate che siete in ginocchio. Se lo volete fare in realtà, abbassate le ginocchia e pregate insieme a me. Altrimenti, chiudete gli occhi e immaginate che siete in ginocchio davanti alla presenza di Dio attraverso Gesù. Gloria a te, Padre. Alleluia Padre, alleluia mio Dio, alleluia, alleluia Padre Santo Dio d'amore. Questo pomeriggio siamo qui alla tua presenza, Signore, in questo grande cortile santo, dove tu risplendi la tua potenza, la tua gloria in questa grande piazza. Oh, com'è bello, Padre, essere qui alla tua presenza, in questo splendore immenso. Grazie, Padre, che io con tutti i miei fratelli, sorelle, amici e nemici, se ne abbia ancora, siamo qui, tutti qui, Signore, davanti a te, Signore. Padre, è vero che siamo stati con il collo duro,
È vero che siamo stati dei peccatori. È vero, Padre, che ancora pecchiamo. Ma quest'oggi pomeriggio, Signore, vogliamo rinnovare questo grande patto con te, promettendoti lode, gioia, sicurezza da parte nostra verso di te. Signore, quel poco che noi possiamo dare, lo vogliamo dare con gioia a te. Padre, accetta questo dono che il nostro cuore vuole donare a te, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, Padre. Ecco, Padre, lo presentiamo a te, Padre. Alleluia, gloria a te, Papa. Santo sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Padre. Grazie, Padre, di questo pomeriggio che tu sicuramente starai con noi. Anche oggi, Padre, desideriamo che tu, Padre, come prima persona, risplende la tua voce, il tuo nome, la tua potenza qui davanti a noi, Signore. Vogliamo sentire la tua voce, vogliamo sentire te, vogliamo godere davanti alla tua presenza, Signore. E stasera, Padre, veramente in questo pomeriggio, Padre, vogliamo veramente elargire canti, inni di gioia, di lode verso di te. Oh Signore, con qualsiasi strumento a corda, a fiato, a timpani, a danze, Signore, vogliamo lodarti e benedirti tutti i giorni della nostra vita che tu ci dai. Oh buon Padre Celeste, è vero, Padre, siamo stati cattivi, siamo stati che abbiamo peccato. E ancora continuiamo a peccare, Signore, ma quest'oggi, Padre, ti chiediamo di rinnovarci il nostro spirito attraverso la tua potenza, la tua grandezza, la tua gioia. E dacci quella gioia, questo pomeriggio, di sentire la tua presenza davanti a noi. Grazie, Padre. Grazie Padre Celeste, grazie Dio d'amore. E dato che siamo qui alla tua presenza, Padre, ti vogliamo mettere davanti tutti i carcerati, Signore. Fai che possano fare un dietro fronte, un'inversione di marcia, Signore, e ritornare alla gioia, all'amore tuo come primo amore, Signore. Benedici ancora tutti gli ammalati, Signore, in qualsiasi centro clinico, ospedaliero, case di cura e qualsiasi dove ci sia un ammalato, Signore, stende la tua mano. Sì, Padre, stende la tua mano, Padre, e benedici tutti quanti, dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo. Grazie, Padre. Grazie, Dio d'amore, della tua bontà, della tua misericordia che tu ci dai. Signore, ancora questo pomeriggio ti vogliamo mettere davanti ancora le vedove, sì Signore, i divorziati, Signore, ti vogliamo mettere ancora i bambini, i senza tetto, gli orfani, ancora quanti stanno chiedendo una grazia, un lavoro, perché c'è molta disoccupazione. Padre, ancora ieri sera ho ascoltato il telegiornale, Padre. Oh Padre, che brutte notizie che ho ascoltato, Padre. Padre, languiamo di pene e di dolori e di affanni che il mondo ci carica addosso. Padre, oggi ti vogliamo presentare tutto questo, Signore. Padre, ravveda queste persone che possono marciare perfettamente, che possono guidarci veramente verso una strada giusta e più decorosa, perché il tuo popolo langue, piange a dirotto. Oh, buon Padre Celeste, benedici ancora e soprattutto, Padre, la tua parola che leggeremo, Signore. Sì, Signore, in Isaia 56, Padre.
Quest'oggi vogliamo leggerla e rileggerla e vogliamo che tu ci metti qualcosa nel nostro cuore e nel nostro spirito per dare il nostro contributo al tuo popolo che ha bisogno. Grazie Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, mia cara della grazia. Adesso che abbiamo letto la parola della preghiera, adesso facciamo rileggere al nostro programma che abbiamo comprato. Ecco, adesso ho trovato il sistema di poterlo far vedere tutto. Sono riuscito. Il Signore ha avuto compassione di noi. Ecco, ha avuto compassione di noi. E mi ha messo, mentre pregavo, vedevo ciò che dovevo fare. Ecco, perfetto. Gloria a te, Signore. Grande sei mio Dio. Dio d'amore, grazie. Ecco. Perfetto. Cari nella grazia, adesso diamo spazio alla lettura automatica in MP3. Webcam Isaiah 56 Fratello Angelo Picone con Scrittura Automatica WhatsApp my number 0049177183805 and I unca TV boy. Isaiah 56. Isaiah 56:1. Cosi parla el eterno. Rispetti I el dirido. E fate cioche giusto, poi la mia salvezza sta per venire, e la mia giustizia sta per essere rivelata. Isaiah 56:1. The Lord says, let your way of life be upright, and let your behavior be rightly ordered, for my salvation is near, and my righteousness will quickly be seen. Isaiah 56:2. Beato el uomo che fa così, e il figlio del uomo che esitina questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal far qualsiasi male. Isaiah 56:2. Happy is the man who does this, and the son of man whose behavior is so ordered, who keeps the Sabbath holy, and his hand from doing any evil. Isaiah 56:3. Lo straniero che esse unito al eterno non dica, certo, el eterno m'escludere dal suo popolo. Ne dica el unico, ecco, io son un albero secco. Isaiah 56:3. And let not the man from a strange country, who has been joined to the Lord, say, the Lord will certainly put a division between me and his people. And let not the unsexed man say, see, I am a dry tree. Isaiah 56:4. Pois cosi parla el eterno circuit li unicai che osservarano I mi sabati,
Che segli erano CIO che a mi pies. E esit erano al mio pato. Isaiah 56:4. For the Lord says, as for the unsexed who keep my Sabbaths, and give their hearts to pleasing me, and keep their agreement with me. Isaiah 56:5. Io daro loro, nella mia casa e dentro le mie mura, un posto ed un nome, che barano meglio di figli e di figli. Daro loro un nome eterno, che non perirà più. Isaiah 56:5. I will give to them in my house, and inside my walls, a place and a name better than that of sons and daughters. I will give them an eternal name which will not be cut off. Isaiah 56:6. E angli strani erice si sono unitai all eterno per servirlo, per amare il nome del eterno, per essere suoi servi, tutti quelli che a serviranno il sabato assenendosi dal profanarlo e esiteranno al mio pato. Isaiah 56:6. And as for those from a strange country, who are joined to the Lord, to give worship to him and honor to his name, to be his servants, even everyone who keeps the Sabbath holy, and keeps his agreement with me. Isaiah 56:7. Io li conduro sul mio Monte Santo, e li rallegrerò nella mia casa di orazione. I loro olocausti e I loro sacrifici saranno graditi sul mio altar. Perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti I popoli. Isaiah 56:7. I will make them come to my holy mountain, and will give them joy in my house of prayer. I will take pleasure in the burnt offerings which they make on my altar, for my house will be named a house of prayer for all peoples. Isaiah 56:8. I el Signore, el Eterno, che raccogli gli esuli di Israel, dice, io ne raccogliero intorno il weang di gli altri, oltre quelli di suoi che sunghi raccolti. Isaiah 56:8. The Lord God, gets together the wandering ones of Israel, says, I will get together others in addition to those of Israel who have come back. Isaiah 56:9. O voitud, vesti de campi, venite a mangiare, venite, o voitud, vesti della forsta. Isaiah 56:9. All you beasts of the field, come together for your meat, even all you beasts of the wood. Isaiah 56:10. I guardiani di Israel son tu di sici, senza intelligenza, son tutti di cani muti, incapaci di abbaire, sognano, stanno straiati, amano son echiar. Isaiah 56:10. His watchmen are blind, they are all without knowledge. They are all dogs without tongues, unable to make a sound, stretched out dreaming, loving sleep.
Isaiah 56:11. Son Kani and Gordi. Chainan Sano Kosa Sia Elvesser Satoli. Son Dei Pastori Chainan Capis Kono Nola. Son Tudi Valti Alla Loro Propria Via. O nano Myra al proprio interes, dal primo all'ultimo. Isaiah 56:11. Yes, the dogs are forever looking for food, while these, the keepers of the sheep, are without wisdom. They have all gone after their pleasure. Everyone looking for profit, they are all the same. Isaiah 56:12. Venite, dicono, io andro a cercare del vino, e si inebriaremo di bevon corti. E il giorno di domani sera cum questo. Enza sera piu grandioso ancora. Isaiah 56:12. Come, they say, I will get wine, and we will take strong drink in full measure, and tomorrow will be like today, full of pleasure. Gloria a Dio. Abbiamo dato possibilità a tutti quelli che capiscono l'inglese di poterli mettere in carreggiata in questa videochiamata di oggi pomeriggio 24/12/2018. Adesso dobbiamo dare spazio anche agli italiani che possono comprendere ciò che stiamo per fare. E facciamo leggerlo in italiano. Con questo programma, vedete, si può cambiare la voce qui andando qui sopra. Microsoft Zira Descott inglese Stati Uniti d'America. Si clicca qua e si va a cercare la lingua che si desidera. Inglese, tedesco, Descott italiano, Descott inglese d'America, quello che volete. Allora, noi desideriamo farla leggere adesso in italiano e clicchiamo italiano. Microsoft Elisa Descott in italiano. Vediamo se c'è un'altra lingua. Informazione. Attualmente accontentiamoci di questa bellissima signorina. Elsa, in italiano. Ascoltiamo. Ferma, troppo piano. Camisa e a 56 fratello Angelo Picone con scrittura automatica WhatsApp my number 00491771838057 aggiungetemi voi. Isaia 56. Isaia 56 1. Così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Poiché la mia salvezza sta per venire, e la mia giustizia sta per essere rivelata. Isaia 56:1. The Lord says, let your way of life be upright, and let your behavior be rightly ordered. For my salvation is near, and my righteousness will quickly be seen. Isaia 56:2. Beato l'uomo che fa così, e il figliuol dell'uomo che s'attiene a questo,
che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Isaia 56, 2. E pis de manudas dis, and the son of manus behavior is so ordered, who keeps the sabbath holy, and is and from doing any evil. Isaia 56, 3. Lo straniero che s'è unito all'Eterno non dica, certo, l'Eterno a me escluderà dal suo popolo. Ne dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco. Isaia 56, 3. And let not the man from a strange country, who is venturing to the Lord, say, the Lord will certainly put a division between me and his people. And let not the unsexed man say, see, I am a dritri. Isaia 56, 4. Poiché così parla l'Eterno circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace, e s'atterranno al mio patto. Isaia 56, 4. For the Lord says, as for the unsexed who keep my sabbaths, and keep their hands to pleasing me, and keep their agreement with me. Isaia 56, 5. Io darò loro, nella mia casa e dentro le mie mura, un posto ed un nome, che varranno meglio di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno, amen, che non perirà più. Isaia 56, 5. I will give to them in my house, and inside my walls, a place and a name better than that of sons and daughters. He will give them an eternal name which will not be cut off. Isaia 56, 6. E anche gli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e s'atterranno al mio patto. Isaia 56, 6. And as for those from a strange country, who are joined to the Lord, to give worship to him and honor to his name, to be his servants, even everyone who keeps the Sabbath holy, and keeps his agreement with me. Isaia 56, 7. Io li condurrò sul mio monte santo, e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Isaia 56, 7. I will make them come to my holy mountain, and will give them joy in my house of prayer. I will take pleasure in the burnt offerings which they make on my altar. For my house will be named house of prayer for all peoples. Isaia 56, 8. Il Signore, l'Eterno, che raccoglie gli esuli di Israele, dice, io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre quelli dei suoi che sono già raccolti. Isaia 56, 8. The Lord God, who gets together the wandering ones of Israel, says, I will get together others in addition to those of Israel who are coming back. Isaia 56, 9. O voi tutte, bestie dei campi, venite a mangiare, venite, o voi tutte, bestie della foresta. Isaia 56, 9. All you beasts of the field, come together for your meat, even all you beasts of the wood. Isaia 56, 10. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti dei cani muti, incapaci d'abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Isaia 56, 10. His watchmen are blind, they are all without knowledge, they are all dogs without tongues,
Unable to make a sound, stretched out dreaming, loving sleep. Isaia 56, 11. Son cani ingordi, che non sanno cosa sia l'essere satolli, son dei pastori che non capiscono nulla, son tutti volti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo. Isaia 56, 11. Yes, the dogs are forever looking for food, while these, the keepers of the sheep, are without wisdom, they have all gone after their pleasure, everyone looking for profit, they are all the same. Isaia 56, 12. Venite, dicono, io andrò a cercare del vino, e ci inebrieremo di bevande forti. E il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora. Isaia 56, 12. Come, they say, I will get wine, and we will take strong drink in full measure, and tomorrow will be like today, full of pleasure. Gloria a Dio! Il Signore ci ha benedetto anche con questa versione in italiano di Isaia 56. Adesso tocca a noi dire qualcosa da parte del nostro cuore che è stato riempito dall'Eterno. Chissà se qualcuno di voi, mentre pregavamo o mentre ascoltavate questi MP3 sia in inglese che in italiano, il vostro cuore sia stato riempito di qualcosa. Chissà. Ma se non sia successo, se starete attenti, se sarete accorti a ricevere la benedizione che Dio vuole donarvi questo pomeriggio, sicuramente sarete ripieni a stracolmo. Sapete come? Come quando si riempie un bicchiere di acqua. E noi vediamo che se mentre riempiamo il bicchiere dell'acqua con la bottiglia, se noi stiamo fermi a riempire il bicchiere, non ci accorgiamo che il bicchiere si sta riempendo, e versiamo ancora dell'acqua, vediamo che il bicchiere si riempie a stracolmo e esce fuori dell'acqua dal bicchiere. E così stasera il vostro cuore, la vostra personalità, il vostro spirito sarà ripieno, totale, fino a traboccare da tutti i fianchi. Davanti, di dietro, sinistra, destra e da ovunque vi uscirà felicità, potenza, sicurezza, saggezza, da tutti i punti e da tutti i pori della vostra pelle. Questo sta a voi, usufruire di questo grande beneficio, questo grande miracolo che avverrà in voi. Ma sarete voi, come prima persona, a desiderarlo con tutto il cuore. E questo avverrà. Bene. Qui in Isaia 56 leggiamo dal primo versetto dove dice, così parla il Signore, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata.
Cari nella grazia, stasera il Signore parla. A chi parla stasera il Signore? Se non a te, se non a me, se non a tutto il mondo intero. Perché quando il Signore parla, persino le pietre ascoltano il Signore. E stasera il Signore dice così: parla il Signore, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Stasera il Signore vuole rivelare a te e a me e a tutto il mondo intero la sua giustizia, la sua potenza, la sua forza, il suo rispetto, il suo diritto. E vuole rispetto totale da te e da me. Voi potete dire: come, non ce l'abbiamo dato il rispetto al Signore? Se ce l'avete dato, è scritto nel libro della vita. Tizio Caio Martino, in questo preciso istante, ha dato rispetto all'Eterno. È scritto, punto per punto, virgola per virgola, vocale per vocale, nel libro della vita, che nessuno può cancellarlo mai. È una registrazione eterna. Se non l'avete dato questo diritto a Dio di rispetto, di onore e di reverenza, fatelo adesso. Adesso inchinatevi con il vostro capo, inchinate le vostre ginocchia, vacillanti, e date onore e rispetto e reverenza a Dio, come Lui parla. Così parla il Signore, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Se voi fate ciò che è giusto, Dio oggi vi strabenedirà. La vostra vita oggi cambierà. Da così, vedete? Farà un salto a così. La vostra vita risplenderà come il sole a piena notte. Dite: ma la notte c'è il sole? Sì, il sole di Dio e di Gesù risplende anche la notte. Sapete gli occhi dei gatti? Durante la notte voi guardate gli occhi dei gatti e vedete che dagli occhi dei gatti esce una luce come queste scintille che ci sono in questo video webcam. Luccicano gli occhi dei gatti, perché gli occhi dei gatti vedono anche di notte e brillano come queste luci. E oggi il Signore farà questo per te, per me e per tutti quanti ci inchiniamo alla sua presenza ad adorarlo. E qui nel secondo versetto dice: beato l'uomo che fa così, il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano da far qualsiasi male. Beato l'uomo. Vuoi essere beato? Esegui questi comandamenti, queste parole. Eseguile a lettera. Beato l'uomo. Così dice. Beato l'uomo che fa così. Il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato, astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano da fare qualsiasi male. A volte ti viene voglia di fare del male a qualcuno? Trattieni la tua mano. Conta fino a 1000 e vedrai che mentre conterai fino a 1000
prima di iniziare a fare del male, vedrai che la tua mente si pentirà di fare del male al tuo amico o nemico, o chiunque sia che la tua mente ha progettato di distruggerlo o di fargli del male. Perché tutto quel male che tu vorresti fare a quella persona, un giorno ti ricadrà su di te, con doppia misura di peso e di grandezza, su di te e sulla tua stirpe, sulla tua famiglia. Perciò calmati, respira profondamente mentre tu stai pensando di fare del male, respira profondamente e attieniti a questa pace, a questo pentimento, a questa gioia di perdonare la persona che hai deciso di distruggere o di fargli del male. Pentiti, e mentre ti pentirai e mentre conterai questi numeri, vedi che tu ti sei placato, ti sei calmato e ti senti dentro di te come un giorno leggiamo con Davide, mentre in un passo si trovò che mandò i suoi uomini da un personaggio a chiedergli quello omaggio dovuto per la protezione dei suoi animali, dei suoi uomini, stando vicino a loro, che li hanno protetti e nessuno gli ha fatto un male. E il proprietario gli mandò a dire: chi è Davide? Non ha riconosciuto quell'impegno. E Davide, quando gli uomini gli hanno tornato indietro, gli dissero tutto, Davide si prese di odio e di difficoltà e armò tutta la sua gente per andare a distruggere quell'uomo cattivo. E mentre la moglie di quel personaggio fu avvisata, gli corse incontro e si inchinò, dando la colpa a lei stessa, che lei non si trovò in quella giornata quando i suoi uomini hanno chiesto il dovuto rispetto, cibo. Davide fu commosso da quella donna e si pentì di distruggere quell'uomo e tutta la sua gente. Vedete, a volte noi stiamo cercando di distruggere ciò che abbiamo pensato, e mentre siamo inclinati a dare questa distruzione, a questo pensiero di distruggere quella persona o quell'ideale che ci siamo messi davanti, e ci cerchiamo di calmarci con altri pensieri, magari contando dei numeri con la nostra mente, vediamo che mentre contiamo la nostra mente sorvola quel pensiero negativo che si era innescato dentro di noi, oppure qualcuno ci viene all'incontro come questa protettrice moglie di questo personaggio che stava per essere annientato. Ci viene all'incontro e ci dice: angelo, cosa stai facendo? Cosa stai cercando di fare? Calmati, prendi fiato, aspetta, preghiamo insieme.
calmati e comincia a respirare e a calmarsi. E poi viene da sé a dire: beato sei tu che mi hai fermato, come disse Davide a quella donna: beata sei tu che mi hai fermato di non distruggere quest'uomo cattivo con tutta la sua gente. Se tu non venivi da me incontro a me, fino a sera, al buio, non esisteva quest'uomo con tutta la sua gente, con tutti i suoi animali. Veniva annientata da me. E così anche noi, quando ci siamo calmati, abbiamo pensato stavamo facendo una brutta azione, stavamo peccando contro il Signore, arrabbiandoci e facendo atto di ira. Vedete, l'ira si prende possesso di noi quando noi ci adiriamo, diventiamo cattivi, più cattivi di quelli che ci hanno fatto male a noi. E allora, cosa si deve fare? Si deve placare quest'ira mentre quest'ira sta salendo dentro di noi. Sommergiamola con una respirazione profonda, così. Trattenendo il respiro nell'interno e indirizzandolo nell'addome. E piano piano farlo uscire dalla bocca. Di nuovo inalando. E contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Potrei continuare fino all'infinito. E ancora c'è il respiro interno con una piccola uscita. Adesso tutta una volta. E così è uscito tutto quel male che era dentro di noi, quella rabbia, quella distensione nervosa che era dentro di noi, è uscito. E vi sentirete placati nella gioia e nella potenza di Dio. Cari nella grazia, oggi il Signore ci vuole parlare ancora con il terzo versetto, dicendoci: lo straniero che si è unito al Signore non dica, certo, il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco. Allora, cari nella grazia, tutti ci siamo stati stranieri, il primo io. Io sono in questo momento uno straniero in Germania. E lo sono stato prima straniero in Francia. Sono stato in Francia anche, a Monte Carlo. Ho lavorato 3 anni a Monte Carlo come frontaliero. La mattina andavo a Monte Carlo in Francia e la sera ritornavo a Ventimiglia. Facevo il piccione viaggiatore, mattina e sera. Ero in frontiera, a Ventimiglia, alla frontiera della Francia. E vedete, il primo sono stato io a essere emigrato, straniero, in una terra straniera. Penso che anche voi, alcuni, sono stati stranieri in altre zone, magari
Dice, ma io non sono stata. Hai fatto qualche viaggio di nozze? Ti sei sposata, sei andata all'estero a passare questa luna di miele? Anche tu sei stato straniero in una terra straniera. Ah, non sei mai uscito dalla tua città? Non sei stato mai? Presto lo sarai. Perciò questa parola è anche per te. Mi dice, certo il Signore mi includerà dal suo popolo, vi escluderà dal suo popolo, ne dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco. Anche l'eunuco non dica che io sono un albero secco, perché anche l'eunuco è una persona come noi, uno spirito come noi, e se magari sì, il suo comportamento sia stato fragile e a modo suo essere troppo serviente e si sente escluso da questa certezza di rispetto e di onore, stasera il Signore ti dice rialzati da quel buco che ti sei inserito o inserita, esci fuori, risalta, come dice allo straniero, lo straniero che si trova fuori dalla sua città, dalla sua regione, dal suo stato, che sia fuori. Non dica che è escluso, perché lui, anche lui, è innestato in quest'albero della vita. E se il suo comportamento ristagna al benessere, alla parola di Dio da oggi in poi, e ritorna e fa marcia indietro come in versione di U, e torna a Dio, Dio stasera lo innalzerà a una nuova dignità, a una nuova vita. E con questo voglio sospendere questo pomeriggio, questa chiamata in webcam, perché i miei obblighi mi chiamano a sospendere. Ma non sospendo per sempre. Ritorneremo a questo passo presto, non appena mi libererò dai miei bisogni che devo anche rispettare, la famiglia. Oggi anche la mia famiglia ha i suoi doveri e io ne faccio parte, volendo o dolendo. Perciò vi abbraccio con tutto il cuore a tutti quanti e vi cullo come Gesù culla me, ha cullato me e culla ancora me, e io cullo voi così come lui culla me, io cullo voi. Sento il vostro calore nel mio petto, voi sentite il mio calore nel vostro petto, e quattro baci, uno, due, tre e quattro, e tutta l'energia, la potenza, la ricchezza a tutti voi, uno per uno. Dio volendo, ci sentiremo presto. Ripassatevi questo passo di Isaia 56, è messo nel video, nella chat, e lo potete leggere benissimo chi non ha la Bibbia. Ci sentiremo presto. Pace del Signore. A Dio volendo, a presto. Amen.